5 Barbagallo, parere contrario del governo. Onorevole Barbagallo, prego, onorevole. Grazie Presidente, sono basito del parere contrario del Governo. Come è facile, come si evince chiaramente dal testo dell'ordine del giorno, originariamente lo sconto in fattura e la cessione del credito, nella previsione originaria del testo, serviva proprio a garantire la possibilità a tutti i cittadini di ristrutturare il proprio patrimonio edilizio. Il comune di Biancavilla, di cui facciamo cenno all'ordine del giorno, ahimè, è passato agli onori della cronaca non per la tradizione arbrescia o per la bellissima basilica, ma perché all'interno del territorio del comune di Biancavilla si è scoperto che tutto il patrimonio edilizio realizzato tra gli anni 50 e gli anni 90 è stato realizzato con una fibra di amianto detta fluoroedenite. Sostanzialmente tutto il patrimonio edilizio del comune è contaminato e c'è stato un crescendo consistente ahimè, di casi tumorali. Quindi noi chiediamo con questo ordine del giorno che si intervenga specificamente dando la possibilità agli abitanti e ai proprietari di immobili di intervenire per adeguare il proprio patrimonio edilizio, ovviamente con lo sconto in fattura e con la cessione del credito. Diversamente, quegli edifici continueranno ad essere una bomba a cielo aperto, perché continueranno ad aumentare in modo esponenziale i casi di tumore. Non c'è soltanto un tema che riguarda la salute dei cittadini, c'è anche un tema che riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, per cui a maggior ragione si impone questa misura. Quindi insistiamo nella trattazione dell'ordine del giorno e nella sua votazione. Grazie onorevole Barbagallo. Pongo in votazione l'ordine del giorno 25 Barbagallo, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Non riesce a votare. Fatto. Votazione chiusa. Presenti 277, votanti 219, favorevoli 60, contrari 159. La Camera respinge.